frase che potete utilizzare quindi per espandere il vostro vocabolario in un contesto più jazz. Come sempre vi invito per prima cosa a fare gli esercizi sull'accordo in questione, in questo caso un Mi minore settima, e studiare l'arpeggio su tutta la tastiera, quindi con le varie posizioni e le varie diteggiature, pensando sempre agli accordi, alle note, scusate, dell'accordo. Quindi posso partire con l'indice, tonica Mi, terza minore col mignolo, anulare quinta, Si, e indice di nuovo settima minore. Oppure partire col mignolo, quindi Mi col mignolo, terza minore col medio, quinta con l'indice, settima minore col mignolo, e di nuovo l'ottava con col dito medio, medio Mi, la terza minore con l'indice, la quinta col mignolo e la settima minore col medio, di nuovo mignolo per l'ottava. Mixando le varie opzioni suonando su più ottave, in questo modo studio l'accordo su tutta la tastiera. Quindi proviamo a fare gli esempi suonando comunque note in ordine sparso, non sempre tonica, terza, quinta, ottava, ma variando anche la disposizione delle note. Vediamo. Tastiera e ho così modo di ampliare e poter sviluppare meglio le mie improvvisazioni. L'altro consiglio è comunque farlo ovviamente in tutte le tonalità, prendo Sol minore. L'altro consiglio è quello di ampliare l'accordo, innanzitutto modificarlo leggermente e suonare la settima maggiore invece della minore, che è molto ricorrente soprattutto in ambito jazz, ma non solo, e quindi l'accordo diventa un Mi minore, una triade minore, quindi Mi, Sol, Si, Re diesis invece del Re. Settima maggiore invece la settima minore. Fare gli stessi esercizi, però appunto cambiando. Trovate tutto nel PDF e l'altro consiglio è quello di suonare anche le altre note dell'accordo, chiamiamole le estensioni, quindi la nona, undicesima, la tredicesima, che nel caso di Mi minore, torniamo a Mi minore settima, quindi con Re naturale, la nona diventa Fa diesis, la naturale e la tredicesima maggiore,
il fa diesis maggiore, poi vedremo perché. Scusate, che ho detto? Fa di do diesis. E un piccolo trucchetto per suonare tutto questo accordone, arrivare alla settima minore, quindi al re, e dal re suonare un arpeggio major 6. Quindi re, fa diesis, la, appunto, e do diesis, partendo dal mi. Se volete invece pensare più al Sol maggiore, è benissimo anche questo, pensate a un arpeggio maggiore nona con un'undicesima aumentata, quindi classico accordo lidio. Quindi sarà Sol, Si, Re, Fa diesis, cioè settima maggiore a nona, La, e l'undicesima aumentata che è Do diesis, quindi in Mi minore avrò tonica, terza minore Sol, Si, Re, Fa diesis, La, Do diesis. Stavolta però pensando appunto all'accordo di Sol, nona maggiore, undicesima aumentata. Trovate tanto tutto come sempre scritto nel PDF. Andiamo a vedere invece il leak, la frase di oggi, che parte appunto dalla settima maggiore di Mi, torniamo un attimo in Mi, sì, Mi minore, l'accordo è Mi minore settima. Un altro consiglio è provare questa frase su un accordo maggiore settima, quindi di Sol. Sol maggiore settima, una base che potete anche questo scaricare tutto dal link qui sotto, e sentire la sonorità che cambia, ovviamente la frase rimane la stessa, ma appunto cambia contesto armonico l'accordo, e sentite che effetto fa. Se vi piace, appunto, potete utilizzare frammenti o l'intera frase anche su un accordo maggiore settima. E la frase, ve la faccio lentamente, è questa. Con la pausa, per essere precisi, sul primo movimento, quindi pausa, settima maggiore tonica, altra terzina con appunto l'arpeggio di le note dell'arpeggio di Mi minore settima maggiore, che è questa. Arrivo alla terza minore, l'ottava sopra, decima minore, e faccio questo classico giochino pensando Mi minore, sarebbe nona minore, quindi Fa naturale, Fa diesis, nona maggiore, settima minore. Poi scendo e torno alla base, al Mi, con la triade di Mi minore. Risuono la settima maggiore. Faccio un cromatismo dalla quarta diesis, che è un La diesis, al Si. Terzina
terzina, quinta, settima minore, ottava, e vado sol si, che è la quinta, settima minore, nona, quindi in questo caso vi conviene appunto pensare a sol, all'arpeggio di sol. Io utilizzo questa diteggiatura, però appunto si sente cambiare. E poi faccio questo cromatismo abbastanza classico. Quarta giusta di Mi minore, o comunque meglio pensarla appunto in Sol, nona maggiore, terza minore e terza maggiore. Quindi no, se sono La diesis, Si. E terza minore, Sol. Rifaccio Fa, Fa diesis, giochino di prima. E chiudo con Mi, con gli armonici, che sono un Fa diesis, un Si le note, quindi hanno Mi minore nona, volendo anche Do diesis, sesta nona. Diamolo tutto insieme. Consiglio di studiarlo a frammenti, quindi loop, finché non vi entra molto bene in testa e nelle dita, e fare appunto frase per frase. Sempre bene quando si studia una cosa del genere farla almeno in 4-5 tonalità. Prendiamo il Sol minore di prima e lentamente verrebbe una cosa tipo. Eccetera, eccetera. Quindi andiamo a sentire una base di Mi minore settima, come funziona e se funziona questo lick, e dopodiché provatela appunto in altre tonalità e in altri contesti armonici, quindi con un accordo maggiore. Tutti esperimenti che possono piacere o no, però sempre bene provare tutto. Andiamo a vedere come suona questo lick. Vediamo alla prossima lezione.